per il Mantova. Esatto. Per finire con il Mantova. Introduciamo subito il discorso Mantova. Il Mantova domenica aveva una brutta bestia di fronte da affrontare, perché la Caratese si è dimostrata veramente squadra molto quadrata, probabilmente anche molto tonificata dai 6 gol appena rifilati al Trento, che non è l'ultima delle arrivate, e però ha dimostrato di avere veramente dei giocatori che in questa categoria possono determinarsi ed essere importanti. Il Mantova è stato bravo a non buttarsi allo sbaraglio e cadere magari nella trappola, perché sia il numero 7 che il numero 9, un 92 e un 88 erano giocatori, sono giocatori secondo me molto importanti, adesso mi sfuggono un po' i nomi. Sì. Dall'Acqua è il numero 9. Sì, sì, è il 9 e il 7, Barzotti, sono chiaro, adesso in questo momento non ho il numero 7. Comunque, Barzotti il numero 7, esatto. Sono molto bravi, quindi giocatori che in certi momenti hanno anche rischiato di metterci in difficoltà, però ripeto, sono stati molto bravi i giocatori del Mantova dal centrocampo in giù a rimanere compatti, e sulle due mezze ripartenze che ci sono state abbiamo avuto anche la fortuna che la palla sia capitata tra i piedi del giocatore che attualmente è sicuramente in uno stato di grazia, in uno stato che gli va bene quasi tutto quello che fa, e abbiamo trovato i 2 gol, oltre alla bella traversa di Ciccio Graziani, oltre al bel tiro di Spinale che è uscito di poco. Quindi credo che alla fine il Mantova abbia meritato ampiamente la vittoria, nonostante si sia trovato di fronte a una squadra molto dura e molto ostica. Alla faccia dell'entusiasmo, Stefano, invece lì in questo gruppo che... ti sei catapultato in questa realtà biancorossa e stai così cogliendo la parte più sana in questo momento del Mantova, il fatto che comunque è rinascita della società, Mantova che torna alle vittorie, insomma, probabilmente ti stai rendendo conto sempre di più l'importanza di quello che state facendo anche sul campo con queste vittorie. Ma noi credo che comunque stiamo facendo benissimo, sappiamo il nostro obiettivo qual è e dovremo portarlo fino in fondo. Credo che comunque la squadra sta reagendo molto bene, anche il gol che abbiamo preso purtroppo al 90esimo, però abbiamo sempre fatto una bellissima gara, sempre sul pezzo, e comunque credo che questo Mantova abbia preso coscienza delle proprie potenzialità e credo che possa dare tantissimo in questa Serie D, e soprattutto dobbiamo ringraziare anche molti tifosi che ci stanno sempre vicino, e comunque questa squadra secondo me potrà arrivare lontano, lontano. Dicevi, Claudio, partita difficile, l'hanno detto tutti, l'hanno detto anche dopo la partita il mister e tutti il resto dei giocatori. In effetti questa Caratese ha messo molto in difficoltà il Mantova. Ma io credo che una squadra che venga a giocare a Mantova senza paura, senza timore reverenziale, che abbia giocato con un pressing molto alto, perché la squadra è rimasta molto alta, quindi cercando di aggredire i centrocampisti del Mantova per evitare loro di fare gioco, sia riuscita quasi nell'intento, se non c'è quell'invenzione lì di Franchi, l'invenzione insomma, ha fatto poi un'azione con un cross, è stato bravo Colonnetti a seguire, non è che Mantova poi abbia fatto delle cose trascendentali per dire, l'hai detto tu stesso, sia domenica che nel servizio, non abbiamo visto conclusioni o azioni particolarmente importanti né da una parte né dall'altra, quindi vuol dire che la Caratese è stata molto brava a chiudere qualsiasi possibilità di sbocco al Mantova. Stefano, tu hai davanti tutta una serie di combinazioni, no? Arrivi al Mantova, come dicevamo prima, Bellotti che si fa male, quindi prendi il posto, Mantova che vince, poi hai davanti due signori difensori, tra Zaninelli, Caruso, insomma, immagino che sia importante anche per te avere una difesa che fino a questo momento insomma, sta reggendo molto bene, insomma, anche comandarli, dire mettiti là, mettiti qua, si gira Zaninelli che ti dà l'occhiata, tu ti metti 113 presenze in B, non sono certo poche. La tua sensazione? Ma io credo che comunque abbiamo una grandissima difesa, ma soprattutto prima della difesa viene la squadra. Secondo me la squadra, come ripeto, sta facendo benissimo, adesso anche la difesa sta reagendo molto bene, subiamo molto poco, difatti faccio pochissime parate, anche la battuta di Ciccio che mi ha detto domenica che non ho fatto neanche una parata, questo mi fa solo piacere perché comunque vuol dire che... Tanto l'ho detto anche in cronaca diretta sabato, ma per fortuna fa il sogno di tutti i portieri, entrare in campo, sì, e dire oggi non devo fare niente, no? Io ti ho corretto però. Esatto, tu mi hai corretto e mi ho detto. Però i difensori dicono, però quella volta che ti tirano in porta la prendi. Certo. Ma posso spendere una parola posso spendere una parola per Portesi, sì, perché sì. Lui secondo me è uno dei giovani che ha sofferto inizialmente
chiamiamolo problema Mantova, lo stadio Martelli, 3.500 persone, perché nelle partite di Coppa era molto titubante, era molto teso più che titubante. Poi, ma come è rilassato? Ma no, poi ha detto, meno male che entra Vellodi, ha detto lui secondo me in quel momento lì, è una battuta, no? Che così mi toglie un po' le castagne dal fuoco. Ha riposato 2-3 domeniche, è arrivato a Verona con la Vecchia, ha detto devi giocare, forse gli hanno detto 5 minuti dopo che è iniziata la partita. Sì, perché doveva giocare Mirko. Neanche prima. Quindi lui è entrato in campo rilassato, ha fatto 3 parate da portiere vero, perché ha fatto 3 parate distinto veramente da portiere. Beh, una famosa da hockey, come detto, no? Ho alzato la mano di colpo e la fortuna ha voluto che... Lì ha salvato per 2 o 3 volte il risultato. Una grande parata di gomito, infatti. Abbiamo vinto e probabilmente da lì si è rilassato e ha detto adesso io vado in campo e do quello che sono capace di dare, che è fondamentale per tutti i giocatori, immaginarsi per un portiere. Ma questo devo dare anche merito soprattutto a Mirko Bellodi. Per chiederti. Esatto, perché comunque mi sta dando moltissimo, so che comunque ho davanti soprattutto un grande portiere ma anche una grande persona, perché Mirko... sa dare consigli, piace fare il suo lavoro, piace fare il portiere e comunque devo sempre, lo ringrazierò fino alla fine perché mi stanno dei grossi consigli che a questo Mantova serve tantissimo. L'unico portiere che mister ha fatto una carriera, è partito dalla D ed è ritornato in D sfiorando la Serie A, sì, sì, sì. Ed è rimasto sempre nella stessa squadra, è un grande portiere. C'è un applauso a Bellodi perché veramente... Del Mantova conosce anche la piccola zona del centrale, esatto. Te, cioè, mamma mia. È una colonna portante del Mantova, Mirko, è come Spinale e Graziani. Che mi ha fatto vedere anche il dito, ma si è fatto male su sera. Dovrebbe essere fratturato il dito, esatto, in allenamento purtroppo. Ma pensa a te, mi ha fatto vedere un dito grosso, sì, così sì, ovviamente, sì. Dice, poi mi ha anche spiegato. Comunque, Mirko, sai, sono un portiere, mi ha detto non posso parare. Giulio, ma pensa. Proprio il giovedì che si è fatto male nella partitella mi ha confidato che nella sua lunga carriera non ha mai avuto infortuni alle mani, mai. Pensa a te. Che per un portiere è stranissimo. Segno del destino. No, comunque, a parte tutto, sarei anche sorpreso e sicuramente contento di come sta andando la Castellana. Ma io 2 anni fa ho giocato la Castellana e comunque... Abbiamo sempre fatto un po' fatica, però... L'hai allenato, mister? Non mi ha allenato. Però comunque sono molto contento perché è la squadra che mi ha cresciuto. A 16 anni ho esordito con mister Bonvicini. E comunque, come ho sempre detto, ne devo dare grandissimo riconoscimento a questa società perché mi ha fatto crescere. Che bravo, vedi? E mi ha fatto... Ci vuole del coraggio. La Castellana è bravissima sotto questo. Ha fatto esordire un portiere a 16 anni. Mica e mi ha fatto esordire e mi ha fatto entrare comunque nel mondo del calcio. E di questo ne devo dare molto riconoscimento, soprattutto anche al patron Pompieri, che mi ha cresciuto anche lui e di cui ne sono molto riconoscente. A salami, battutaccia. A salami e anche a prosciutti. Anche a prosciutti che sono... Altro messaggio. Allora, qua dei telespettatori da casa si stanno un po', sono un po' in defibrillazione per il discorso degli ombrelli negli stadi. Unico stadio in Italia senza ombrelli e siamo in D. Anche gli anziani erano sotto l'acqua, Cesco di Gonzaga. Sì, in questi casi un certo volte un po' si esagera, cioè, insomma, adesso io ho un mio parere di persone di buon senso, se piove prendi l'ombrello. Noi in B l'anno scorso ce ne hanno fregati 3, Giulio, degli ombrelli, esatto, è vero. In giro, però a Vicenza erano tutti con l'ombrello, chissà. Chiediamo alla Lega di Serie D, insomma, che a Mantova se piove il signore si può prendere secondo l'ombrello. Secondo me è roba di quest'ore o della città di Mantova, non della Lega. Cioè, capisco anche certe volte, ma in Serie D si può anche... fare uno strappo alla ombrellate, non ombrellate in D, in C, in B, in non c'è dubbio, serie, però in terza categoria, se tariano ombrellata la senti in tutte le categorie. Visto che non ci sono i tornelli, visto che non ci sono i biglietti nominali, e diamo anche l'ombrello, insomma. Vabbè. Dai. Fermati tu, fermati. Interviste del Mantova e ci rivediamo tra poco, ma senza applauso. Quello lo facciamo dopo. Il migliore avversario. Il migliore avversario per capacità di gioco, perché hanno dei giocatori importanti, specialmente quando poi alzano le torri davanti, hanno della struttura importante, però secondo me loro sono stati bravi, ma secondo me la mia squadra è stata ancora più brava perché abbiamo fatto il massimo e quindi c'è da essere contenti anche oggi della vittoria. In quel momento lì era difficile perché noi avevamo una situazione, soprattutto non lo spiegavo ancora a Vinazzer ora quando è finita la partita,
loro entravano dentro al campo in quel momento lì, e Vinazzi non capiva che la fase di non possesso doveva essere gestita in un'altra maniera. Questi ragazzi qui durante la settimana si allenano talmente bene, solo me il problema di questi ragazzi che non hanno ancora la mentalità degli uomini, sono ancora mentalmente ragazzi e giocano come giocava nelle primavere. Mamadou forse, avendo giocato un po' di più con la primavera e avendo altre caratteristiche, ha accorciato il tempo. Terranova è un buon giocatore che ci può venire utile, e se lui capisce che deve giocare più da uomo e meno da ragazzo, sicuramente ci tornerà utile durante tutto l'anno. Uomo ragazzo, sto Franchi qua, ancora va che è una meraviglia. Sì, ma voi, in effetti io tutti i giorni leggo sul giornale il Tormentone Franchi. Io mi auguro che il Tormentone Franchi ci porti tutti quanti in fondo benissimo, perché non è un tormentone, è un giocatore che per fortuna noi abbiamo, ce lo teniamo stretto. In questo momento qui sta facendo veramente, sta capitalizzando tutto quello che tocca capitalizza, e noi siamo contenti. Però vi ripeto, secondo me oggi, che era una partita molto difficile sotto l'aspetto tattico della gestione, sapevo della forza degli altri, tutti quanti hanno fatto la loro parte molto bene. Allora guardate, mentre Spinale, io ho sempre fatto le lodi a Spinale e Bellodi, ma mentre Spinale e Bellodi giocano con continuità, Ciccio è l'esempio vero di uomo squadra, perché in questo momento qui Ciccio sta partendo dalla panchina e lui sa il motivo, ma tutte le volte che entra ci dà tutto quello che può, durante la settimana è un vero trascinatore. E all'interno della spogliatoio vi dico che è una manna per un allenatore avere un giocatore che dà sicurezza, che dà tranquillità agli altri e che li tiene tutti sotto chioccia. Questo è un grande uomo, un grande ragazzo che ci sta dando una grande mano. Onestamente Franchi sta stupendo anche a me, sebbene che lo conosco benissimo, l'ho voluto a tutti i costi io, lui mi ha accontentato e venuto, che non pensavo neanche di venire a Manto, adesso penso che sia un po' questo, lui con Manto ci lascia tutto quello che può, e onestamente sta dimostrando di essere un giocatore che non ha niente a che vedere con questa categoria. Spero che rimanga a Manto per tanto tempo, ma per tanto veramente, ma lo sa, non c'è problemi, perché è un ragazzo affezionato a me e poi adesso si è affezionato veramente al Manto. Sì, sicuramente l'inserimento non è stato facile. Però man mano che passavano le partite, con l'aiuto dei compagni, che è un gran gruppo, sono riuscito a ambientarmi meglio e adesso sono molto più sicuro dei miei mezzi. E oggi sicuramente una partita difficile, questa squadra a mio parere era una delle migliori del campionato, e lo testimonia il 6-0 al Trento. E oggi abbiamo sofferto un po' in avvio del secondo tempo, poi ci siamo ripresi alla grande dopo il gol di Franchi, e alla fine quel gol del 2-1 ci ha fatto soffrire gli ultimi 5 minuti, ma l'abbiamo portata a casa bene. Ma del Mantova senz'altro più che positiva, direi, perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Diciamo che i grandi mi hanno consigliato di giocare il più semplice possibile e basta, cioè è tutto merito loro anche, soprattutto merito loro. Poi il calcio di punizione di tanto così fuori, Un po' di più di tanto così è uscita, speriamo una prossima volta, dai. Si è notato in queste 3 settimane, dove la prima partita assist io, gol lui, la volta scorsa sempre una palla sua, ho fatto gol, anche oggi c'è intesa, speriamo che continui. Si dice che Franchi abbia fatto una gran cosa, ma anche te sei arrivato giusto sul pallone, non era facile da mettere dentro quel pallone lì. Non sapevo se far sponda in mezzo, perché ero un po' defilato, però mi è venuto l'istinto di provare a tirare in porta e è andata bene.